Luca Pastorino, come sta andando la campagna elettorale? Che Liguria ha trovato? Quali sono le sue aspettative? Ma la campagna elettorale sta andando molto bene, lo vedo, sto facendo una campagna proprio porta a porta. Oggi siamo qua, abbiamo visitato un mercato e una via molto affollata che è via Sestri. Devo dire che rispetto al passato, alle ultime campagne elettorali che ho fatto, i miei volantini la gente li prende, quindi diciamo che sta passando un buon messaggio, c'è un buon clima e siamo più che ottimisti. Secondo lei quanto hanno pesato le scorie delle primarie in questa campagna elettorale? Le scorie delle primarie hanno pesato tanto, perché vede, al di là di Pastorino che è uscito e si candida, è stato un episodio che ha deluso tutti, tante persone che non si sono riconosciute in una metamorfosi del Partito Democratico, in un trasformismo inspiegabile per certi aspetti, soprattutto perché portata avanti da chi a livello nazionale dice di essere il partito del 40%, quindi non c'era evidentemente forse nessun bisogno di fare così. Ecco, per cui le persone, i militanti, ma gli elettori normali, secondo me hanno fatto un po' quello che stiamo facendo, hanno detto basta a un sistema di gestione delle cose che si, diciamo, alimenta da solo e allarga consensi verso provenienze diverse da quelle del Partito Democratico, e soprattutto ha detto basta a un sistema, diciamo, di gestione del potere che si rafforza e si consolida molto lontano dai bisogni delle persone. Se dovesse fare una previsione, chi arriva primo e chi arriva secondo? Arrivo primo io, secondo i 5 Stelle. Chi teme di più di tutti gli avversari? Ma no, non temiamo nessuno, guarda, abbiamo fatto una scelta coraggiosa, diciamo senza rete, io da questo ho tutto da perdere, ma ho tanto da guadagnare in termini di coerenza, di pace con me stesso e di proposta politica per la Liguria, quindi non temiamo nessuno. E quello che temiamo è il fatto di riuscire a parlare poco di temi, perché in questa campagna elettorale dove tutto il governo, non solo Renzi, ma tutto il governo si è inserito, diciamo, a gamba tesa o a braccio teso, come si vuol dire, ecco, si rischia sempre di parlare solo di questi pasticci, di queste storie che francamente interessano a nessuno e poco dei temi. Ecco, questo è il vero pericolo. Teme una bassa affluenza alle urne? C'è paura, sì, per due motivi. Uno, perché è stata scelta la data peggiore che poteva essere scelta, secondo uno schema che secondo me non è casuale. E secondariamente, in questo clima della Liguria, dove comunque abbiamo una candidatura, quella di Toti, che insomma ha veramente poco di territoriale e tanto di politica nazionale, quella di Paeta che ha fatto dei disastri dal punto di vista della delusione di cui parlavamo prima, e quindi il rischio che le persone siano proprio deluse e non vogliono andare a votare. Avremmo potuto benissimo fare parte del partito più grande d'Italia, che è quello del non voto, abbiamo scelto comunque invece di prendere una posizione chiara, trasparente, e di segnare la differenza tra quella politica lì che non ci piace e una proposta nuova e normale, carica di normalità e di contenuti, e quindi ci rivolgiamo a chi non va a votare, magari diciamo sì, andiamo al mare domenica, ma ci andiamo alle 10 prima andiamo a votare. Cosa risponde a chi lo accusa di puntare a far perdere la Paita e di riconsegnare la Liguria a Toti, in sostanza, solo per mandare un segnale a Renzi? Sì, guarda, questo è un argomento di un vecchio, ma di un vecchio che non se ne può più. A parte che è sempre lo stesso da un mese, quindi insomma, che cambiassero anche un po' parole, perché siamo veramente stufi, ma... Però se lei pensa che il partito più grande, come dicevo prima, è quello del non voto, un argomento così è fuori dal mondo, cioè quella gente non vota più nessuno, e dire uno fa vincere quell'altro, oppure c'è chi vota contro qualcosa, c'è chi vota un altro per non far vincere quell'altro, sono cose che la gente non interessano, non capisce più, non interessano più. Tornando un po' però nello specifico della polemica, io posso dire che innanzitutto trovo bizzarro che si venga a dire a me che posso far vincere la destra, quando comunque abbiamo visto che la destra è dentro la proposta politica del PD qua in Liguria come a livello nazionale. Posso dire a Renzi, mi permetto di ricordargli che il centro-sinistra l'ha un po' distrutto lui con quello scellerato patto del Nazareno di cui tutti noi ci ricordiamo e bene, lo l'ha distrutto anche attraverso provvedimenti che sono stati votati, quali il Job Act, lo Sblocca Italia, la riforma della Costituzione, la riforma della scuola. Guarda che qua in Liguria, ma da altre parti, gli insegnanti e gli operatori della scuola hanno uno slogan: non votiamo PD. Ecco, allora, che si facesse un po' un esame di coscienza e riflettesse un po' sulle cose, e soprattutto magari provi a pensare che
Se solo l'anno scorso il Partito Democratico Europeo ha preso in Liguria, se non sbaglio, il 42%, e la candidata sua oggi è data dai sondaggi 15, 16, 17 punti sotto, e beh, insomma, un motivo secondo me c'è, e non è né Pastorino, non è altre persone che sono qua con me, è proprio un approccio sbagliato alle cose, che qua in Liguria vuol dire una proposta, quella del Partito Democratico, lontanissima dalla realtà. C'è chi ha tirato in ballo il voto utile, siamo sì. A questo punto. Sì, sì, ecco, anche questo è un altro bel argomento nuovo. E, insomma, veramente siamo veramente fuori dalla realtà. A me queste cose non interessano, non interessa parlare di temi. Il voto utile è per i liguri, perché di questo si deve parlare. Quindi, come dicevo prima, si pratica la teoria del voto contro qualcuno, la teoria di votare uno per non far vincere quell'altro. Secondo me la teoria giusta sono i voti per qualcosa e per qualcuno, e quei voti sono i nostri. Il nostro è un progetto per la Liguria, perché voglio dire, ci hanno anche accusato di dietrologie clamorose, cioè come se noi da novembre avessimo in testa di dare una sassata a Renzi a livello nazionale. Non è così, noi facciamo un progetto per la Liguria. Chiaro che lo sanno tutti che sono amico di Civati e traguardo la creazione di un nuovo soggetto politico a livello nazionale, quello sì. Pippo in questi giorni mi sta dando una mano in campagna elettorale, come tanti altri che stanno venendo qua da tutta Italia. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari, i ragazzi che sono venuti domenica da Roma, dal nord Italia, a fare volantinaggio. Insomma, questo è il nostro approccio alle cose. Io spero veramente che si possa pensare nei prossimi mesi di costituire un soggetto politico nuovo, chiaro, carico di normalità, e che declini attraverso la sua normalità i temi nostri, che sono quelli della sinistra, in una, diciamo, in una prospettiva, in una chiave di lettura corrispondente ai bisogni delle persone. Ecco.